cerimonia ascoltando l'Inno d'Italia. Ci augura una buona serata. È presente la segretaria del distretto Sicilia, la dottoressa Cettina Corallo. È presente la responsabile distrettuale della commissione igiene e salute, dottoressa Silvana Di Benedetto. Le rappresentanti delle sezioni presenti e vicine, i rappresentanti dei club presenti e i presidenti delle associazioni della Riviera Ionica. E infine salutiamo i nostri relatori, il dottor Francesco Borgia, la dottoressa Mariella Fisicaro e la dottoressa Marilena Micalizzi. Passiamo alla lettura degli scopi della FIDAPA. Articolo 3. La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni ed altri soggetti. Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi: valorizzare le competenze e la preparazione delle socie, indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscano il miglioramento della vita, anche lavorativa, delle donne. Incoraggiare le donne a un continuo impegno, nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti. Essere portavoce delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, presso le organizzazioni e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità. Favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Adesso passo la parola alla Presidente della sezione di Santa Teresa di Riva della FIDAPA BBW Italy, la dottoressa Antonella Marmone. Grazie a tutti e benvenuti. Non ripeto i saluti che già abbiamo fatto, la serata tra gli interventi sarà un po' piuttosto lunga, quindi mi limito solo a dire a tutti benvenuti, benvenuti alle rappresentanti del distretto e soprattutto permettetemi alle mie socie, quelle che mi hanno aiutato tanto anche a preparare questo convegno. Il concetto di salute è stato definito per la prima volta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, quindi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ed è stato definito come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per conseguirlo l'individuo e il gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, soddisfare i propri bisogni, modificare l'ambiente e adattarsi. È una definizione del 1948, ma è quanto mai attuale. Sembra che le condizioni che debbano dare lo stato di salute e quindi di
non siano cambiate. È però necessario, per avere un buono stato di salute, investire nella prevenzione e soprattutto nel controllo delle malattie croniche. L'obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di agire intanto soprattutto nel tentativo di ridurre, se non modellare, perché chiaramente è difficile eliminarli completamente, quelle che sono le cause principali delle malattie croniche, quindi dalla cattiva abitudine alimentare, la sedentarietà, il tabagismo, l'alcol e così via. In questo modo dobbiamo considerare che noi siamo una popolazione che sta invecchiando, abbiamo allungato la vita, ma non abbiamo migliorato in effetti qualitativamente tantissimo le condizioni di vita, comunque ci ammaliamo ed è in aumento tantissimo la popolazione geriatrica. Dobbiamo fare in modo di arrivare in età geriatrica, noi per primi, perché non dico che ci vorrà poco, ma neanche tantissimo, in condizioni di salute, se non ottimali, almeno discrete, in modo da poter affrontare bene quello che ci spetta. È necessario per fare questo la comunicazione, chiaramente. Bisogna, come dicevamo prima, ripetere, quindi ripetere ancora quelle che sono le condizioni, quella che è la prevenzione. Le associazioni hanno un ruolo importante che negli anni in effetti si è andato ad accentuare, cioè sempre spetta tanto a quelle associazioni lavorare anche in questi campi. E siccome il tema nazionale della FIDAPA per l'anno dell'ambiente 2013-2015 è proprio il ruolo delle associazioni in una società in continua evoluzione. E questa sera ci sono posti proprio questo stimolo, questo cercare di ripetere, di stimolare ancora una volta i presenti ad seguire delle linee di condotta nell'alimentazione, nell'esporsi al sole, che siano quanto mai che rispettino perlomeno il nostro stato di salute. Quando abbiamo parlato con le mie soci, il direttivo, ma anche il consiglio, chiedendoci cosa potessimo fare, non è stato difficile. Abbiamo pensato di parlare di esposizione al sole e dei danni, di malattia venosa cronica e di una corretta alimentazione, che in questi mesi sono quanto mai uguali. A questo punto non siamo andati lontano. Noi abbiamo degli specialisti in FIDAPA e quindi a loro ci siamo chiaramente rivolte, quindi alla dottoressa Fisicaro come angiologa, alla dottoressa Michalizzi come nutrizionista e ad un mio carissimo amico, il dottore Borgia, come dermatologo. Non dico altro, saranno loro questa sera a dirci quali sono gli atteggiamenti idonei a curare la nostra salute. Grazie a tutti.